sbocciano nuovi fiori su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, avete capito molto bene, un nuovo fiore di carta. Oggi faremo insieme le gerbere, un fiore bellissimo, vedrete, dall'esito molto realistico, che finalmente farà sbocciare la primavera nelle vostre case. E allora basta parlare, spostiamoci di là e andiamo a vedere la gerbera di carta come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare una bellissima gerbera di carta. Noi faremo una gerbera rossa, ma potete farle di qualunque colore voi desideriate. Allora, dei fogli di carta rossa, semplicissima carta da fotocopia. E poi ho dei fogli di carta arancioni, rossi e viola, oppure io ho queste striscette di carta che adopererò, ma potete comunque prendere dei fogli comuni e tagliarli a striscioline. Ce ne occorreranno 3-4 di differenti colori. Per aiutarmi io userò queste bellissime fustelle che mi sono regalata. Sono delle fustelle che fanno dei cerchi da 8 centimetri e da 6, da 9 centimetri e da 6 centimetri. Io le ho prese su Amazon e sono bellissime, le vedrete in funzione adesso, più questa piccolina che già avevo. Questa fa cerchietti, per intenderci, da 3 centimetri. Una matita, forbici e forbicine, e poi una colla che sia vinavil o aceto vinilica. Io uso l'attaccatutto, come sempre me lo chiedete sempre, il link lo trovate qua sotto. Vi metto anche il link delle fustelle, perché se le volete, perché adesso le vedrete all'azione e ve ne innamorerete, e quindi ve lo metto anche nell'info box. Come prima cosa faccio 6 cerchi da 9 centimetri. Voilà, pronti in un attimo. E 3 cerchi da 6 centimetri. Io ho impilato la carta, ho 3 fogli, quindi li faccio con una sola battuta. Come prima cosa prendo i cerchi più grandi e faccio su tutti questa operazione. Li divido a metà, poi ancora a metà e poi ancora a metà. Bene, fatelo su tutti i cerchi, sia quelli grandi che quelli un po' più piccoli. In questo momento ho reputato opportuno farne 5 grandi e 3 piccolini. Dei 5 grandi faccio così e ne metto 2 leggermente più giù, quindi mi divido i petali e su questo creo una via di mezzo come altezza, quindi tra questo e quello grande, tra il piccolo e il grande, aumentando di mezzo centimetro, così, la curvatura, cioè diminuendo di mezzo centimetro la curvatura. Adesso cosa faccio? Su ognuno di questi, alla massima altezza, faccio, divido a metà così e creo 1 e 2, quindi questi più grandi, su questo prendo la metà e divido 1 e 2 leggermente a scalare più piccoli, e su questi invece prendo ovviamente tutta l'altezza e divido 1 e 2, così. Ok, faccio lo stesso su tutti i miei pezzi, quindi, e adesso con le forbici ritaglio il bordo che ho sagomato e su tutti procedo nel modo in cui vi sto facendo vedere. Ricavato il cuoricino, taglio al centro fino a lasciare 1,5 centimetri dal vertice, diciamo così, dall'angolino. Poi apro e taglio ulteriormente, così. Poi
apro e taglio ulteriormente, così, poi e taglio anche gli ultimi due che erano rimasti chiusi, uno e due. Faccio questo con tutti i miei petali. Ok, fatto questo, metto da parte tutti i miei pezzi. Adesso dobbiamo tagliare tutta la striscetta così a frangine. Per farlo io vi consiglio di usare le forbicine perché sono molto più leggere ed essendo un gesto che dovete ripetere a lungo non vi stancherete così il tendine e soprattutto mettendole tutte più o meno, aprendo il taglio sempre allo stesso modo, sarete molto regolari e veloci nell'immissione del taglio, vedete che vi verrà tutto bello dritto e pulito, mentre con una sforbiciata più ampia come quello delle forbici grandi potreste anche rischiare di tagliare il pezzo di carta se vi scappa una sforbiciata più veemente. Questo è un lavoro facile, ma è il lavoro più lungo di tutto il fiore. Non sovrapponete le striscette perché sennò i pezzetti vi si incastreranno l'uno con l'altro e quindi per separarli strapperete tutte le frangine. Dovete semplicemente avere pazienza e fare le frangine fascetta dopo fascetta. Arrivati a questo punto, mettiamo tutte le nostre fascettine una accanto all'altra e tagliamole un pochino. Facciamo in modo che, quindi, piantiamole ben per terra, sul piano da lavoro, diciamo, e facciamo in modo di tagliarle un bel po' dalla base, in modo che vengano tutte alla stessa altezza, ma non vengano più alte di 1,5 cm circa, perché sennò il centro del fiore sovrasterebbe troppo rispetto ai petali. Prendiamo uno strumentino, io prendo la rotola carta, se non lo avete potete usare anche un normalissimo stuzzicadenti e pressiamo ogni singolo petalo così di quelli che abbiamo precedentemente creato. Quindi giriamolo attorno a uno spiedo, uno stuzzicadenti e diamo questa forma. E dopo pieghiamo così verso l'interno i petali creati. Facciamo questo con tutte le forme della gerbera. A questo punto prendo tutti i fiori e stringo bene così le radici del petalo. Mettendole più in verticale rispetto al piano. È un lavoro molto facile e veloce. Porto avanti e stringo, porto avanti e stringo, porto avanti e stringo, porto avanti alla radice del taglio e stringo. Benissimo, mettiamo da parte per adesso le corolle e prendiamo i centri. Io utilizzo questo strumento che serve per arrotolare, l'arrotolatore appunto, così voi potete usare, se non lo avete, un banalissimo stuzzicadenti per facilitare l'avvolgimento della carta e comincio ad arrotolare. Poco prima di finire il giro metto un puntino di colla per fissare il tutto. Adesso ricomincio ad arrotolare con la fascetta arancione, incollo
così. Ok, e comincio ad arrotolare. Prima che finisca il giro, anche qui metto la colla e chiudo. Adesso marrone. Metto la colla su tutto il giro. Voilà, affianco la fascetta marrone e le faccio compiere accompagnandola il primo giro. E stringo e aspetto che si incolli. Incollatasi, continuo ad arrotolare, arrotola, arrotola, arrotola. Anche qui, prima che finisca, colla, stringo e giro. Adesso tocca al viola. Come sempre, poco prima che il giro finisca, un punto di colla. L'ultima fascetta, che è di nuovo quella rossa con cui abbiamo cominciato, lo tengo un attimo fermo e lo metto da parte, perché questo sarà il centro del nostro fiore. Prendiamo la colla, prendiamo i tre giri più larghi e cominciamo ad assemblare la nostra gerbera. Un velo di colla e facciamo in modo che dove ci sia l'apertura dei primi di un petalo vada a cadere l'altro. Posizioniamo il secondo strato, idem come prima di nuovo, alternando vuoti a pieni. Dove c'è la giuntura dello strato precedente inserisco. È uguale, vero? È uguale, lo so. Adesso colla e anche qui, sfalzando i petali tra pieni e vuoti, voilà, inseriamo quelli dalla grandezza intermedia, che sono solo due strati, uno e due. Anche qui sfalziamo, ok. Adesso qui dobbiamo fare un lavoro alla rovescia, quindi sporchiamo il fondo dei nostri, del nostro pistillo, diciamo così, del centrale del fiore, e leggermente il laterale, poggiamolo su uno dei piccoli e facciamo in modo che i petali si attacchino così alla parte centrale, quindi spingiamoli contro di essa. Quindi fondo e sfalzando poggiate. Stringiamo un po', terzo fondo, sfalzate e arrivati a questo punto, un bel po' di colla e inserite il centrale. Al centro, voilà. A questo punto, con lo stuzzicadenti o quello che avete utilizzato per arrotolare, sgranate e aprite il centrale del fiore, quindi allargate le frangine. Ora sì che la nostra gerbera è bella e pronta per sbalordire i nostri amici e per colorare questa primavera. E allora mettetela ad ornare un pacchetto o ponete dietro una calamita ed usatela per il frigorifero, per i vostri appunti, oppure non lo so, fateci tanti bei quadretti, sbizzarrite la vostra creatività e createvi la vostra primavera, che se nella realtà
tarda ad arrivare, con la fantasia. Eccola qua tra le vostre mani. Vi lascio le foto, se il video vi è piaciuto mi raccomando fate fiorire un bel pollice in su e noi ci vediamo dopo le foto. Ciao! Visto che bello il nostro fiore, è molto realistico, tra l'altro molto bello, potete utilizzarlo come calamita, potete utilizzarlo come abbellimento per i pacchetti, come abbellimento per i biglietti, sbizzarrite la creatività e create un giardino fiorito nelle vostre case. Se il video vi è piaciuto fate sbocciare tanti pollici in su e soprattutto condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Io invece vi aspetto sempre qua per il prossimo video creativo. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta. Ciao!